Ciao ragazzi, allora oggi vado a farvi una recensione su un libro che va principalmente per un pubblico adulto, ma che secondo me è consigliato, cioè da parte mia, per un pubblico di adolescenti, anche di ragazzi comunque un po' più piccoli, non per un pubblico di bambini, perché secondo me un bambino è meglio solo leggere un'opera del genere, magari quando è più grande secondo me è meglio se la legge. Allora, l'opera in questione è un libro che ha fatto molto successo, un libro conosciutissimo, che penso tutti abbiate sentito nominare almeno una volta, anche l'autore è altrettanto celebre, ovviamente. E un successo internazionale, è un'opera spagnola, che ha fatto veramente un bestseller incredibile, che ha colpito moltissimi lettori, me inclusa, perché sono veramente rimasta piacevolmente colpita da questo splendore di opera. E l'opera in questione è L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, edita in Italia dall'Oscar Mondadori al prezzo di 10 euro per questa edizione di ristampa. Allora, la storia parla di Daniel, un bambino di 10 anni che vive a Barcellona nell'epoca 1945, diciamo, degli anni dell'inizio del dopoguerra, diciamo. Insieme al padre, questo bambino si reca il giorno del suo decimo compleanno nel cimitero dei libri dimenticati, un posto appunto pieno di libri dimenticati dalle persone, libri che aspettano solo di essere letti e riaperti almeno una volta. Il padre decide di portare suo figlio lì per fargli scegliere un libro che poi sarà suo, che inaugurerà i suoi primi 10 anni di vita. Daniel quindi si reca in questo posto, in questo luogo pieno di libri, e nonostante l'immensità di questo posto e il numero di libri veramente presenti, che è immenso, si trova colpito da un unico volume, subito dalla copertina, ovvero L'ombra del vento di Julian Carax, un autore spagnolo anche lui, vissuto a Barcellona. Julian va a casa, si legge questo libro e in neanche un giorno l'aveva già finito, un libro che l'ha colpito talmente tanto, l'ha appassionato così tanto, l'ha reso così partecipe alle emozioni che gli ha trasmesso, cioè partecipe, l'ha fatto immedesimare talmente tanto in quest'opera da sentirsi ovviamente curioso, cioè di leggere le altre opere, come ogni persona penso che se legge un libro bello di un autore poi voglia leggere le altre opere. Quindi Daniel appunto si informa per delle altre opere, ma scoprirà successivamente che non ci sono altre opere presenti dell'autore, che ha pubblicato delle altre opere questo autore, ma che quella che ha lui è l'unica copia rimasta dell'autore, cioè l'unico libro rimasto di questo autore è il suo. Quindi Daniel si troverà incuriosito, colpito soprattutto, e quindi inizierà a fare ricerche sulla vita di questo autore, su chi fosse, sul mistero che sta attorno a quest'uomo, questo Julian, che è vissuto in Spagna, ma del quale non si sa più nulla. E appunto questa ricerca gli farà conoscere a Daniel molte persone, indagando su Julian conoscerà molta gente che l'ha conosciuto, che ha sentito parlare di lui o che conosceva gente che ha conosciuto lui. E piano piano crescendo continuerà a indagare e nonostante lui abbia letto anche molti altri libri dopo All'ombra del vento, lui continuerà a preferire quello, a essere il suo libro preferito. Piano piano scoprirà piccoli pezzi della vita di questo autore dimenticato dalla gente, del quale più non si sente nulla. È veramente un'emozione unica questo libro, un mix di romanticismo, di passione, di mistero. Poi il nostro protagonista Daniel crescerà nel seguito dei libri, diventerà un uomo, un ragazzo arriva a fine 18 anni alla fine del libro, anche che vivrà una vita, diciamo, che vivrà degli anni molto, molto intensi, molto particolari, conoscerà una ragazza, si innamorerà, ma soprattutto si renderà conto che la sua vita è molto simile, diciamo, sembra legata a quella dell'autore Julian Carax, perché poi lui negli anni scoprirà molte altre cose, qualcosa in più dell'autore, e si renderà conto appunto di avere molte cose in comune a quest'uomo. Veramente un'opera bellissima, un'opera veramente che non so come definire, veramente stupenda. Poi si vedrà anche nei libri la vita di Julian, dell'autore appunto, anche lì un'opera, una storia ricca di sentimenti, un'opera stupenda, veramente bella, che mi ha tenuta incollata fino alle ultime pagine, perché io sono rimasta veramente molto colpita da quest'opera. Ho letto le prime pagine
tra le prime pagine. La prima metà del libro abbastanza lentamente, perché comunque ogni pagina, essendoci una nuova scoperta, un nuovo enigma da risolvere, rimanevo un attimo a pensare a cosa ci si celasse dietro a questo mistero, a cosa ci fosse nella vita di Julian, a cosa legasse la sua vita con Daniel e a queste cose qua. Quindi è un libro che comunque richiede ragionamento, cosa che molti altri libri, secondo me, non riescono a trasmettere. Io ti leggo, ci sono alcuni libri molto banali che tu inizi le prime due pagine e già capito come va a finire. Questo personalmente non è molto bello, cioè almeno penso, cioè, mio parere. Invece quest'opera ti tiene catturata, tu fino alle ultime pagine non capisci il sottile filo logico che lega ogni cosa, non riesci a capire, è veramente un'opera bellissima che è un mix di sentimento, di passione, di romanticismo, ma anche di umorismo, perché ci sono dei personaggi che comunque fanno ridere, dei personaggi umoristici, che però mantengono sempre la loro serietà, che comunque nel bisogno sanno essere seri. Appunto perché essendo un'opera molto corposa, molto, molto appunto, secondo me, intrigata, richieda dei momenti di svago, un attimo di tranquillità. Era un'opera che mi ha stupito particolarmente, io non avevo mai letto libri del genere, cioè avevo già letto un'altra opera precedente a questo autore, questo però comunque quest'opera è l'opera, è il libro di successo, è il libro di lancio di questo autore qua. Che rimane comunque l'opera migliore, l'opera più amata, l'opera più celebre. Veramente, io penso che sia un genio l'autore perché è riuscito a veramente a far confluire delle cose, tanti sentimenti, un mix di umorismo, di mistero, veramente, che ti lascia senza fiato. Io mi sono sentita partecipe, ci mi sono sentita proprio dentro al libro. Le descrizioni di questo autore, le descrizioni dei personaggi, le descrizioni dei sentimenti dei personaggi sono talmente ben scritte, ben dettagliate, che ti senti come il protagonista, come le emozioni che sta provando in quel momento, cosa che molti altri autori non sanno trasmettere, diciamo, non riescono a trasmetterti queste emozioni qua. Appunto, io ho trovato questo libro veramente bellissimo, un'opera che è da leggere assolutamente. Chi non l'abbia letto, chi non l'ha letto, secondo me dovrebbe andarselo, veramente dovrebbe andare a comprarlo, perché è un'opera bellissima, che magari non è il genere, magari non è il genere di tutti, che ne so, magari qualcuno preferisce che ne so, l'horror. Ma comunque questo è un misto di tanti generi, diciamo, l'horror non tanto, per fortuna. Però un misto di mistero, di romanticismo, come ho detto. Quindi penso che comunque gli amanti di tutti i generi possano apprezzare quest'opera, perché comunque è un remix di tutto, cioè c'è un po' di tutto lì dentro. Veramente una storia piena, ricca, che non mi lascia pensare a un finale, cioè a deviazioni diverse alla storia. Diciamo che il libro è così, doveva andare così. Invece ci sono quelle opere che dici, ah, ma secondo me era meglio se succedeva così e così. No, qui succede così e così deve essere. Veramente bellissimissimissimo. Veramente, non so come descriverlo, cioè sono veramente rimasta talmente colpita che non so neanche più come descriverlo. Infatti mi balbetto tra un po'. Veramente consigliatissimo a chi vuole immedesimarsi in una storia intrigante. Anche allo stesso tempo un po' struggente in alcuni punti, ma che comunque non manca di umorismo. C'è un personaggio in particolare che mi fa sbellicare, però che mantiene, sa essere serio, sa essere, diciamo, serio, come ho detto prima, e no, cioè normale, no? Diciamo che fa molte battute, però allo stesso tempo è una persona importantissima nel libro. Io penso che sia un libro fatto veramente bene, i personaggi tutti bellissimi, ben caratterizzati. Ci sono quelli che amerai, quelli che odierai, quelli che si odiano, quelli che si amano, veramente, perché ci sono dei personaggi che ti avrebbe voglia di ammazzarli subito, lì se fossi nella storia li avresti già ammazzati da tempo. E fino all'ultimo non ti rendi conto cosa sta succedendo, come si colleghino le cose che mano a mano hai scoperto in tutto il libro, tutti i misteri di questo autore, Julian Carax, questa persona ormai sconosciuta dalle persone, non più ricordata, questa vita che poi, con ogni piccolo tassello del puzzle, andrai a completare questo appunto puzzle e ti renderai conto
di come tutto si colleghi perfettamente, perché tutto collegato perfettamente, cioè non dici l'autore ha spaziato troppo, si è inventato un finale assurdo, oppure qua a questo punto cosa si va a inventare? No. Poi è un mio parere personale, ovviamente, poi ognuno può dire quello che vuole, sicuramente c'è gente che lo apprezza di più o che meno. Io personalmente però l'ho trovato un'opera da leggere assolutamente. L'ho letta grazie a mia madre perché io non l'avevo mai sentito nominare neanche questo autore. Mia madre è andata in libreria, voleva comprarsi un libro, l'ha preso, quando l'ha finito, che l'ha divorata e catturata completamente da questa storia, mi ha chiesto di leggerlo. E così ho fatto e appunto con i miei tempi l'ho finito e ne sono veramente contenta. Un'opera che consiglio a tutti, veramente. Se non l'avete ancora comprata, andatela a comprare, poi sapetemi dire. Cioè, veramente bellissima, veramente. Non so come altro descriverla. Per sapere cosa ti regala questo libro, devi comunque leggerlo, per sapere pienamente cosa ti lascia questo libro, devi leggerlo, cioè bisogna leggerlo. Veramente bellissimo. Con questo ho finito la recensione, che è durata anche abbastanza, direi, di questo bellissimo libro. Dell'autore ho letto altro, come ho detto prima, un'opera per ragazzi, ma adesso mi sto per accingere nella lettura di un'altra sua opera che mi ha regalato mia madre da poco. Un libro anche questo per ragazzi, ovvero Il Palazzo della Mezzanotte, che non ho ancora letto, quindi probabilmente lo comincerò tra poco. Anzi, finisco il libro, finisco la recensione e lo inizio a leggere, già che ci sono. Sempre edito dalla Mondadori, anche questo. Quindi, autore consigliato, libro consigliato. Se avete letto quest'opera, sapetemi dire, commentate, ditemi qualcosa, cosa ne pensate del video, se vi è piaciuto. E con questo ci vediamo al prossimo video recensione, che spero verrà il prima possibile. E appunto al prossimo libro e buona serata, perché adesso sto girando di sera, quindi buona giornata quando lo vedrete. E quindi ciao!